Buonasera a tutti, ci troviamo all'Hilton Hotel di Milano per la conferenza prefinale che si disputerà a Taverna, è l'ora 22, tra Sorbo e Taverna. Cominciamo con le domande. Iniziamo da te, Mauro. Cosa ne pensi del tuo inserimento in una squadra abituata a vincere? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Voglio ringraziare da subito Giuseppe perché quest'anno non avevo intenzione di giocare, di riposarmi, solo che non potevo rifiutare la chiamata perché insomma giocare con questi ragazzi secondo me è un onore. E per quanto riguarda il discorso che è una squadra vincente, diciamo che io mi sono inserito abbastanza bene perché ho disputato parecchi tornei con successo, quindi a qualcuno l'ho persa, qualche finale, molte le ho vinte, però da subito ho sentito il peso di vincere, anche perché portavo una maglia pesante, quella di Marco, insomma, che è mio amico, è un grande giocatore e ho cercato di onorarlo al meglio. Comunque per stasera sono molto fiducioso e spero che la squadra risponda come ha sempre fatto, con una grande partita e soprattutto con un grande gioco che contraddistingue questa squadra. Ringrazio. Grazie Mauro. Passiamo a te, Caccea. Sei emozionato per questa sera? Come andrà a finire questo match? Intanto buonasera a tutti. Guarda, emozionato non direi, perché non è la prima finale che disputo insieme a questi campioni, quindi come dicevate prima c'è il nuovo inserimento di Mauro che non è da meno, un altro grande campione che si aggiunge a questo bellissimo gruppo di ragazzi. Per quanto riguarda la partita, per come la vedo io dovrebbe essere una bellissima partita, però di tennis, perché il risultato secondo me sarà tennistico, ovviamente a nostro favore. E poi come dice sempre il nostro carissimo Giuseppe, un po' di biciclette, di tunnel non guasteranno. E poi ci sarà la grande festa in quel di Sorbo con gli amici di Albi, che quest'anno sono tutti a nostro favore perché abbiamo il nuovo acquisto Mauro. E i ragazzi di Taverna, gli amici Giuseppe, Orsetti, che li ringraziamo soprattutto per averci fatto lo sponsor e averci dato una grande mano a costruire la squadra di quest'anno. Buonasera a tutti. Passiamo a Borello. Per te l'ennesima finale, come prevedi questa serata? In un campo molto avverso. E non è semplice questa sera, perché loro giocano in casa, conoscono bene il campo, presi singolarmente sono molto forti, ma le quote, i bookmakers parlano chiaro. La vittoria è data a 1-10, 1-20, ma singolarmente sono molto forti. Ma noi se giochiamo di squadra vinceremo. Poi c'è Leo che è molto forte, però questa sera gli faccio il cucciaio. Grazie Borello. Passiamo a Riccelli, il motorino della squadra. A cosa è dovuto il tuo miglioramento tecnico-tattico, Riccelli? Innanzitutto buonasera a tutti e vorrei dirvi che questi miglioramenti sono dovuti soprattutto a questi grandi campioni che ho al mio fianco. E poi vorrei dirvi che giocare contro gli acerrimi rivali dobbiamo portare per forza a casa questa vittoria. Vi saluto a tutti, arrivederci. Passiamo a Cosentino. Sei visto qui a Taverna come la stella della squadra. Sicuramente sarai tartassato dagli avversari. Come reagirai questa sera? Allora, innanzitutto, buonasera. E volevo partire con un presupposto: che se io sono la stella, deve essere un cielo abbastanza stellato, perché di stelle ce ne sono altre. E poi, per come reagisco in campo, come faccio di solito, diciamo. Lì punto, lì salto e segno. Grande. Grazie Cosentino. Passiamo a Giuseppe, il capitano, il leader della squadra. Leader della squadra tavernese controcorrente. Stasera per te c'è molto in ballo. Quali sono le tue sensazioni? Buonasera a tutti. Secondo me stasera finirà come l'anno scorso, però purtroppo il campo a Taverna condiziona, diciamo, le nostre doti tecniche, perché non siamo abituati a giocare, diciamo, sulla spiaggia.
se dovessimo perdere, ma non credo. Accetteremo la sconfitta, gli daremo la mano e torneremo a casa. Ma come sapete tutti, per perdere deve succedere qualcosa di grave. Non credo che riusciranno, diciamo, a fare qualche danno prima di qualche ora, diciamo che manca qualche ora alla finale, quindi penso che arriveremo indenni al campetto. Poi se dovesse succedere qualcosa, non lo so, perché già giravano voci qui in paese. Vediamo, non lo so questo, ma se dovessimo arrivare al campetto sani e salvi, secondo me vinciamo. Adesso passiamo al mister della squadra. Buonasera mister. Buonasera, buonasera. Cosa ne pensi di questa squadra, di questo magnifico gruppo che ogni anno arriva in finale? Io ho sempre creduto in loro, anche se sono stato l'artefice di questa squadra. Ho creduto in questi ragazzi, delle loro, innanzitutto nella loro educazione, poi nelle loro qualità calcistiche. E secondo me, come squadra, se giocano da squadra, il risultato alla fine arriverà, però devono sempre avere rispetto dall'avversario e non cullarsi che è tutto facile. Quindi secondo me, se loro entrano in campo concentrati e tranquilli, alla fine il risultato arriverà. Capitano della squadra, volevi salutare qualcuno? Sì, in particolare ringrazio, diciamo, particolarmente tutto il popolo di Sorbo e di Albi che ci sta vicino ogni anno, e anche i ragazzi di Taverna, perché Taverna non tifa solamente in questa scorsa, ma c'è maggior parte che non si schiera o tifa, diciamo, anche per noi. Poi naturalmente il presidente, lo Sheikh Curzetta, che ci ha permesso di sbaccare le regole del mercato acquistando quasi, diciamo, i migliori giocatori della zona. Poi manca Rosario, diciamo, il portiere, che lo conoscete bene, non so, è andato forse il nostro buffone, è andato forse, diciamo, non so se il ritiro per, con il preparatore personale, non so come mai non è presente. Comunque stasera sarà dei nostri, sicuramente non farà degli errori che condizioneranno la partita. Per me va bene così, vi salutiamo e ci vediamo stasera. Un ringraziamento particolare alle ultras, le ragazze che come ogni anno non sono mai mancate, sono sempre presenti. Ottavio Infelice, il nostro, diciamo, responsabile della parte con i media mediatica. E facciamo noi un applauso. Ma naturalmente mi raccomando, stasera seguiteci tutti, anche se lo vedrete dopo, perché lo pubblicheremo, diciamo, qualche ora dopo della partita. Vi salutiamo, un saluto. Gli facciamo poi tanti auguri ad Emanuele, che oggi compie 18 anni. Gli faremo un regalo. Campiamo. Diamo un applauso. Grazie ragazzi. Gli regaleremo la coppa. Il regalo sarà la coppa.